Scusate, non mi ero accorto che eravate già arrivati e bentornati sul mio canale. Sono da poco tornato a casa, mi stavo prendendo, in realtà sembra una cosa brutta, ma in realtà è una pasticchetta di quelle effervescenti, una vitamina, perché oggi mi sento tutto un po' ovattato, mi fa male la testa, c'ho un po' di nausea, non vorrei mai che mi venisse anche un malanno, che mi bastano già gli acciacchi che ho, quindi stavo prendendo un po' di vitamina C. Va bene, comunque, siamo di nuovo qua perché oggi è giornata di unboxing, di spacchettamenti, perché sono tornato a casa e ho trovato 5 pacchetti da aprire. Sinceramente solo di uno so che cos'è. Anzi no, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacchetti. Allora, iniziamo subito a busso anche perché vi dico la verità. Finito questo video, mi fiondo a letto col pigiamone perché non ne posso più. Allora, iniziamo da questo. Che? Boh. Non lo so. Sicuramente da AliExpress sembrano più pezzi di un qualcosa. Ah, sono arrivate le scarpe. Mamma mia, se sono grandi. Pensavo fossero più piccole. Sono enormi. Ma io le avevo viste che alcune persone le avevano messe sulle Blight. Io pensavo di mettere sulle Purnemo. Ma sono veramente enormi. Sono delusissimo. Di questo colore molto pastelloso. Ne avevo scelto due paia. Rosa e lilla. Violetto. Però, ripeto, sono enormi. Vabbè, vedrò a chi metterlo. Poi, apriamo questa. Ah, sì. Questa me l'ha mandata la mia amica Inika. Mi ha mandato, che carina, un omaggio, una magliettina per Obitsu 11, molto molto carino, guardate, con il cuoricino. Sono molto contento, grazie. Seguitela anche su Facebook, ha una pagina, lei è veramente molto molto brava, è molto attenta a tutti i particolari, quindi contattatela, perché, oddio, qua adesso io apro qualcosa che sento di far già danno, eh. Allora, questa arriva dall'Ucraina, quindi è un qualcosa che devo aver preso su Etsy, sicuramente, perché su Etsy ci sono un sacco di russe, un sacco di ucraine che fanno un sacco. Infatti è un vestitino che ho preso, sono dei vestitini che ho preso per... Madonna, ma è enorme anche questo! Pensavo di averlo preso per un altro tipo di taglia. Oggi è giornata di cose enormi. Va bene, comunque lo metterò a Jody a questo punto, al mio Blight modificato, al mio custom, perché è veramente grande. Forse giusto il giacchettino può andare, non lo so, adesso vedremo, perché tanto io non mi preoccupo mai in realtà, perché ho 1000 bambole di varie taglie, quindi a qualcuno riesco sempre a metterla. Vabbè, per adesso comunque è un po' di delusione perché tutte taglie sbagliate. Allora, questa arriva da Amazon, questa è l'unica cosa che so, perché ovviamente l'aspettavo, ma è una cavolata. Allora, io però veramente Amazon, io adesso vi farò vedere cosa c'è. So che il mio gruppo, il mio canale è piccolissimo e non mi ascoltate, non sapete manco chi cavolo sono io. Però non potete fare degli involucri così grossi, consumare tanta carta e cartone per una roba che adesso vi faccio vedere è minuscola. Dai, su. Ho preso l'Attack che mi serviva. Cioè, ma guardate. Guardate, ma si può fare, è enorme, è enorme. Oggi è giornata di, lo scriverò come titolo del video, unboxing di cose enormi. Va bene, allora anche questo mi sa, perché lo sento leggerissimo ed è un pacchetto. Ah sì, ho anche presente, questo dovrebbe venire dalla Thailandia. Oh, come lo apro? Boh. Allora, ho presente anche che cos'è. Lei non credo che abbia una pagina Facebook. Oddio. Lo vedete a fare il cretino, a urlare e a fare la voce strana. Poi dopo
No, dicevo, lei non credo che abbia una pagina Facebook, ma ha proprio il suo profilo personale. E io sono amico, appunto, al contatto, e lei ogni tanto crea, spessissimo in realtà, crea delle cose e poi le mette direttamente anche qua, tesoro mio. Ma perde vestiti, sottili così, ma una scatola così grande, ma se poffa, ma poi tutto su Pluriball, per due vestiti, che c'è sta qua dentro, la ceramica che si deve rompere, io non lo so, veramente. Ah, no, no, non ci siamo, non ci siamo, veramente non ci siamo. Troppo spreco, troppa roba enorme. Allora, io ne avevo ordinati due, mi sa che uno me l'ha regalato. Sì. Però guardate che carini, veramente, lei è molto molto brava. È una ragazza thailandese, una mamma, che cuce queste cose veramente molto molto belle. Allora, vestono varie taglie. Vestono le bru-bru, che sono quelle BJD che hanno piccolette, che però sono un po' super deformed, che hanno anche quella faccia triste triste. Poi possono vestire anche le Petite Blight, non lo so se possono vestire anche le Prunemo, ma non credo. Però potrei provare, Forse anche le Kiki Pop. Io non ne ho una, però sono veramente veramente carine, molto belle. Però anche qua una confezione enorme per, cioè, questo. Che poi se anche non arrivava con l'involucro, cosa succedeva? Ah, non ci siamo. Allora, questa invece Hong Kong, Cina. Sono stato anche fortunato perché non ho beccato la dogana, perché c'è scritto $176. Ah, ho capito che cos'è. Però ha scritto collector doll for collector only, not for resale. E ha segnato valore 20 dollari. Ma quindi qua non è che cos'è sta roba qua? Boh. Secondo me io ho capito che cos'è, anche perché ho visto da un mio contatto Facebook che le è arrivata proprio credo ieri. Quindi io penso di aver capito che cos'è. Allora, contrariamente dagli altri venditori che hanno messo chili e chili di plastica, questa invece si è sprecata. Questa qua, che doveva essere l'unica cosa protetta, invece non ha niente di protezione. Va bene. Allora, è una Blight. Fra l'altro io sono contentissimo, perché quando è uscito il disegno non ufficiale della Blight, solo uscito solo lo schizzo, io l'ho preordinata a scatola chiusa. Mi sono fidato un pochino del disegno, ma non erano le immagini reali della bambola terminata, quindi mi sono un pochino fidato. Scusate, quella vitamina mi sta facendo risalire anche il pranzo. Mi sono un po' fidato e sono stato alla fine contento, molto contento, perché le immagini finali mi sono piaciute tantissimo. È veramente, veramente molto bella. Fra l'altro ha un vestito che mi piace tantissimo, che metterò a una Purnemo. Allora, la scatola, quella è l'involucro che io terrò, e poi c'è lei. Adesso la apriamo insieme, perché è veramente, veramente bella la Sweet Bubbly Beer. Mamma mia che fatica, io e il mio inglese maccheronico. Allora, togliamo tutto questo, io poi faccio la raccolta differenziata, plastica con plastica, carta con carta, e andiamo ad aprirla e unboxarla. In realtà era una vita che non compravo una Blight, però ripeto, questa, ragazzi, cioè, guardate, guardate quanto è bella, cioè veramente, questa è stupenda, è veramente nelle mie corde. La terrò ovviamente così, cioè non la faccio modificare, le cambio solo il vestito e tutto, però ragazzi, cioè veramente, è stupenda. È stupenda, mi piace un sacco, veramente tantissimo, tanto 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 tanto. Ha dei capelli bellissimi, spero che la qualità non faccia pena. Ripeto, il vestito mi piace tantissimo, cioè è super imballatissima. Ha degli scarponi, già, allora, togliamo subito, vi faccio vedere.
Tanto io, ripeto, sono diventato molto legato alle bambole e con fatica le vendo, quindi non mi preoccupo più di tanto, però conservo tutte le scatole. Guardate che belle, che belli che sono, non sono tagliati dietro, quindi si farà un po' fatica a calzarli. Però guardate che belli, guardate che belle, bellissime. Poi c'ha tutti i fiocchetti, la giacchettina, c'ha una marea di cose, c'ha i codini, c'ha i calzini gattosi, c'ha la giacca, bella, 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 bella. Allora, io non sto capendo in realtà dove tocca ad andare a... sì, perché gli hanno infilato anche i capelli fino a dietro la scatola. Ok, anche perché è meglio toglierla e unboxarla, perché sennò poi veramente questi capelli è da poco uscita, quindi siamo ancora, la possiamo ancora salvare, per così dire. Mamma mia ragazzi, ma c'hanno paura che scappano di notte? Le bambole non scappano di notte o durante il viaggio, quindi non vi mettete paura. Però giustamente lo fanno perché almeno così sta ferma e non si muove. È complicatissimo, eh. Veramente so che non è una roba bella di vedere. Ah, ecco, c'è un altro coso da tagliare qua. Ok, dai che ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, più o meno. Ok, va bene, dobbiamo solo togliere. Mamma mia, ragazzi. Ma cos'è? Guarda, perde già 3.000 capelli. Ah, Gesù mio. La qualità dei capelli delle Blight fa sempre abbastanza pena, eh. Veramente. Mamma mia. Non potete immaginare che puzza. Allora, vabbè, tanto adesso la spoglierò. Ve la voglio però far vedere bene, perché, ripeto, comunque è veramente, veramente bella, eh. Cioè, veramente, ha dei capelli belli come colore, ma come qualità fa anche cagare. E adesso andiamo a vedere gli occhi, che non mi ricordo. Perché non va? Ah, perché c'è tutto un involucro anche qua dietro. Dio boh. Mamma mia, ragazzi. Cioè, questa veramente va sistemata tutta. Allora, ma hanno cambiato il meccanismo degli occhi? È molto più lento, molto più morbido. Allora, le affrontali, che è un color, non so come definirlo, forse nel video è anche un po' sfalsato, però è un incrocio fra pesca molto rosso, non lo so, io con i colori sono un po' negato, eh. Poi abbiamo un, questo è quello più bello, che se fosse stato frontale sarei stato più contento, è un lilla, veramente molto bello. Poi abbiamo un giallo, che non ci azzecca niente, mettono delle clip veramente di cavolo. E poi blu, che ci può stare, vestitine blu, è carino. Il giallo proprio non ci azzecca niente. E poi appunto abbiamo questo colore qua, che non è ben definito, ma io lo lascerò perché preferisco le bambole con lo sguardo frontale e non laterale. Allora, poi ha questi vestitini carinissimi, ma ripeto, andranno subito subito indosso a una Purnemo. E poi vi faccio vedere, perché veramente c'è troppa roba. Ci sono gli occhiali, ci sono i fiocchetti, la giacca, i calzini gattosi, gli stivali ve l'ho fatti vedere, e poi non capisco... Ah, sono gli orecchini. Gli orecchini a forma di... qua non so se riuscite a vederle, forse no. Vabbè, a forma di orsacchiotto. Sembrano... avete presente quelle gelatine, quelle caramelle a forma di orsacchiotto? Ecco, sembrano quelle. Allora, io l'unica cosa che non amo, ma l'avevo già notato però, amen... io amo le cose simmetriche. Le cose asimmetriche non mi piacciono. Lei ha un fiocco rosa, un fiocco azzurro, ha un orecchino celeste, un orecchino rosa. Ecco, queste cose io le odio. Cioè, avrei preferito un fiocchetto dello stesso colore, le orecchine dello stesso colore fra di loro. Proprio non li sopporto. Però, vabbè, oh, ce li faremo accontentare. Poi, ripeto, non è che metterò tutto per forza.
Va bene, abbiamo sforato solo 14 minuti, abbiamo sforato, però c'erano tante cose da aprire, anzi io non mi dilungo mai più di tanto, cerco di essere sempre molto conciso, molto stretto, in modo tale che comunque il video diventi interessante e non troppo lungo da vedere. Va bene, io vi saluto qui anche perché ho un'emicrania, un mal di testa incredibile, non vedo l'ora di stendermi e mettere la gamba a riposo. Mi raccomando, come al solito, mettete mi piace, lasciatemi un commento che mi fa sempre tanto piacere, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale perché mi fa piacere vedere il canale che cresce e tutte le persone interessate. Grazie ancora per i complimenti che mi scrivete, grazie, 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 sono veramente molto, molto, molto contento. Io ritorno a bere la mia tisana alla vitamina C e ci vediamo al prossimo video. Ciao!